credo. No, 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 no. Io, ragazzi, domani non faccio un video. Faccio. Non so come, in che condizioni lo faccio. Non ci credo. Se potessi esprimere un desiderio, io vorrei che tutte le persone che guardano questo video dall'inizio alla fine tornassero a vedere Roma-Atalanta con me. È successo un qualcosa di... Io dico solo che quello che ho visto a Torino, spendendo soldi tanti, tanti, per un biglietto per vedere la Juve, per vedere un pentapallone d'oro sbagliarsi un gol da mezzo metro di distanza, vi giuro che vi porto il video, ve lo giuro, però purtroppo è venuto un po' da cacchetta perché questa mi ha deluso, cioè aveva l'obiettivo un pochino sfocato. Ma ha più dell'incredibile quello che è successo ieri sera. Di che stiamo a parlare? Nel primo episodio abbiamo fatto 4000 like parlando di quello. Io per questo secondo episodio non vi dico niente. So soltanto che si parla di fantacalcio. E quando si parla di fantacalcio e ci sono io non ci credo. Cioè, possono succedere tante cose al fantacalcio. Si può perdere, vincere mezzo punto, ma questo che c'entra anche con la Juve, c'entra con la Juve. Ma io non posso offendere qualcuno perché non ho messo in campo. Non posso farlo, non posso. Io quell'essere lì che ce l'avevo a qualche metro di distanza non gli posso dire niente. Io non vi chiedo i like, ve lo dico. Fate voi, ma qui ragazzi, no, forse a nessuno è successa sta cosa. Roma-Atalanta vi avrà un pochino cambiato il risultato. Fatemi sapere se avete vinto, perso, pareggiato, a quanti punti state e quale botta di culo, botta di sculo vi è successa. Però adesso lasciatemi parlare. Ci vediamo dentro il video. Ragazzuoli, ci siamo! Seconda partita, fantacalcio degli youtuber. Questo è un manicomio, non è un fantacalcio. Allora, siamo contro Delfini Zellosi, cioè la squadra di Fact e Peppone Cuore Azzurro. Allora, partiamo dalla sua formazione. Allora, la scorsa giornata Marchetti, sei politico, non gioca, quindi non prende gol. Questa giornata non ti pare che c'ho il portiere che gioca contro il Frosinone? Frosinone quante giornate ci impiegherà a fare un gol in Serie A? Lo voglio capire. Prende 6 il portiere del Bologna, ci mancherebbe altro. A Skorupski 6. Primo difensore che ha in campo? No, non ti pare, no? Questo fa l'esordio a Genoa, in casa, boom, Criscito. Madonna, uno mi aveva scritto all'intervallo in direct su Instagram: oh, senti che fortuna, io c'ho Criscito, 2 assist, 9... Ma porca, ma non scherziamo. Io ho visto i gol, cioè quelli dell'Empoli, sembravano che anche loro facevano il fantacalcio, cioè avevano Criscito. Guarda, ti lasciamo crossare. Porca, vabbè, dai, ha preso il giallo, 8 e mezzo. Cioè ha preso, vabbè, dopo ne parliamo. Lirola 5 e mezzo e Koulibaly 5 e mezzo con il giallo. Quindi, sì, 5 e mezzo. E l'ho preso tipo gli ultimi minuti. Vabbè, rischio suo, Napoli-Milan, difensore centrale, onestamente, vabbè. Centrocampo. Partiamo con questi due che hanno fatto schifo. Stulac e Ramirez. 2 gialli, 1 5 e mezzo, 1 4 e mezzo. Ramirez osceno. Ha giocato malissimo, bene. L'altro era proprio scontato. Ma scontato che mi facesse qualcosa, che era destino. Oh, lo volevo ripigliare anche quest'anno. Ho fatto un patto con di non bestemmiare più. E infatti, l'anno scorso ce l'avevo su 2 fantacalcio, su 2 un te pareva. 6-1 Fiorentina-Chievo. Minimo quando ho visto la partita ho detto: ma avrà fatto 2 gol contro. Meno male solo uno. Meno male solo uno. Ma ovviamente Chiesa è... non mi hai preso quest'anno al fantacalcio. Ti purgo 9 e mezzo. Ma lo capisco. Anzi, è andato anche troppo bene che su 6 gol ha fatto soltanto un gol e non ha assist o quant'altro. Duncan 6. Chiudiamo l'attacco. Siamo già a un gol e 2 assist. E comunque buone prestazioni. Ora statemi bene a sentire. Immobile 5. Io vado a Torino con una missione: far vincere la Juve, veder segnare Ronaldo e fermare Immobile. Ci riesco e prende 5. Godo perché non ce l'avrò contro la prossima giornata, che è Lazio Frosinone. RIP a quelli che ce l'avranno. RIP. Vi dico solo questo. Allora, lui aveva, prima di Roma-Atalanta, 2 giocatori che dovevano ancora entrare in campo. Il primo era Barrow. E io lì per lì, quando l'Atalanta faceva i cambi, dicevo: allora, non può entrare Barrow, eh. C'hai Tebu, c'hai dei difensori, c'hai Broile, c'hai De Roon, c'hai Gomez, ce n'hai tanti, tanti. Metti chi ti pare, ma non mettere lui. Non lo mette. Bravo Gasperini, Atalanta, qui nel cuore sempre. Quindi, per giocare in 11, gli dovevano entrare, perché erano 2 panchinari, tutti questi 2 giocatori. Il primo, quello che aveva messo titolare, Kluivert. E sapete bene cosa è successo al 94esimo. E il secondo panchinaro, il primo panchinaro che gli ha preso il posto a Barrow, è Patrick Schick. Cioè, si è fatto male Florenzi. Avevano fatto 2 cambi, io ero lì. Kastorp,
Gioca in 10. Dai, Kluivert, fai quello che ti pare, segna. Schick si sta scaldando, entra Schick. Di Francesco non gliene frega niente, vuole vincere la partita. Ancora il tocco dentro, l'anticipo di Manolas che va in verticale per Schick, il tocco sotto Gollini con un miracolo. Io stavo spaccando un vaso. Con il gol di Kluivert, anziché prendere 5,5 prendeva 10, 72. Spiaccicato, con l'assist di Schick, te saluto. Partiamo con la mia squadra. Quindi devo fare due gol per vincere. Partiamo dal portiere, così ce lo togliamo subito. Allora, io ho Sirigu, Cragno e Sportiello. Sportiello, subito. Il portiere del Frosinone mi prende 6,5. Ma non l'ha preso nessuno Sportiello al fantacalcio. Me lo sono preso, boom, ripagato, 6,5. E zitti. Attacco. Cambiamo un attimo perché è dell'incredibile quello che è successo. Io ho schierato il tridente, avevo un'emergenza sia a centrocampo sia in attacco. Palacio rotto, non l'ho messo neanche in panchina. Quindi col tridente te ne devo giocare 3 e 2 li metti in panchina. Allora, Petagna mi prende 5,5. Sono contento perché alla fine è un 6 col giallo 5,5. Ma da Petagna gli si può chiedere giusto quello. A volte qualche assist, il gol chissà quando arriverà. Infatti ogni volta che segna la spalla io prego, non è colui che ha fatto gol, è lui che ha fatto assist. No, bene, allora mi accontento lo stesso. Poi Dybala. Dio buono, io vado a Torino, no? Io vado a Torino e quel santo allenatore. No, io non ci piace. Poi a fine partita mi va a dire con Dybala sono mancate certe cose in campo. Ma perché non me lo metti un quarto d'ora? Non ti dico di metterlo titolare, ma me lo metti un quarto d'ora? No, non succede questo. Benissimo, non mi entra Dybala. Allora mi gioca Iago Falche. Grandissimo, 6,5 più 1, 7,5. Al posto di Dybala chi doveva entrare? Secondo voi? Paloschi? Ma che? Non gioca più nella spalla. L'anno scorso giocava, quest'anno non entra neanche dalla panchina per giocare 10 minuti. El Shaarawy! Per quello è morto, quello lo fanno giocare. Hanno tutti questi fenomeni del davanti. El Shaarawy è il bidone che non deve giocare nella Roma morta. A lui doveva entrare Kluivert e Schick. Su 3 cambi ne ha presi 2. Prima del 75esimo, io e El Shaarawy, un cazzo. Bene così. Centrocampo, 4,5 Giaccherini. Dai, ha preso 11. Cosa faccio? Ho 5 giocatori che mi giocano a centrocampo. Faccio il 3-4-3. Quindi me la rischio. C'avevo Poli. E quindi ho messo lui al posto di Poli. Anche se Poli aveva una partita più facile. Però mi sono detto, Giaccherini viene dalla buona prestazione. Magari la Fiorentina, che alla prima un gol glielo concede. No. Romulo, 6,5. È tornato il mio amore. 6,5 non mi poteva deludere. Non pretendo assist, non pretendo gol. 6,5 mi va più che bene. Davvero. Il bianconero Rodrigo De Paul. 10. Ancora. 2 gol in 2 partite. Fenomeno. Il mio amore è come Kevin Prince Boateng. Signori. Ma ragazzi, non ci stiamo dimenticando qualcosa forse? Numero di persone con cui sto giocando io? 10. Quindi è come se De Paul avesse preso 6 punti in meno. Quindi 4. È come se gli avessi tolto il gol. Bene. Boateng segna al 99esimo. Io me la sono abbandonata. Guardando con gli interisti che erano a casa mia la partita dell'Inter, vedo la notifica. Gol. Boateng, rigore 99. Io non ci credevo. Ha segnato Boateng. Davvero. Prende il giallo. 9. Ultimi 3 giocatori. Dix, 6,5. L'ho messo perché Frosinone Bologna, se permettete. Altro difensore. Sapete quando avete dei difensori centrali che c'è un calcio d'angolo e tu li vedi sbucare tra i molti e vedi... Non mi dire che... Stefan De Vrij. Voi gli interisti a casa. Per chi mi segue su Instagram forse qualche storia ogni tanto scappa. Io mi son detto, solo se segna De Vrij, un minimo esulto, eh. Poi per il resto... Si prende il suo 9. Ultimo giocatore rimasto. Un giocatore che nel primo tempo aveva 4,5. Un giocatore che ieri sera ha giocato in Roma-Atalanta. Io ho una rosa del cazzo. Mi hanno segnato tanti giocatori. Il portiere non mi ha preso gol. Non mi ha giocato Dybala. Ho speso 165 crediti per prendere Dybala. Hanno speso 80 neanche per prendere Insigne. Io ho speso il doppio per Dybala. Ho in attacco Petagna, ho in attacco Paloschi, ho in attacco Palacio, ho in attacco Peter Pan, perché sono tutte P. Doveva solo succedere una cosa, solo una. Entrano Schick, entra Kluivert. Lui gioca in 11, io in 10. C'è solo una cosa che mi permette di vincere. Solo una cosa che mi permette di andare a 6 punti al pari di Carmi Special. Batte Pastore col tocco sotto verso Manolas di controbalzo, 3-3. Manolas firma.
firma il pareggio. Voi non potete capire cosa ho fatto al gol di Manolas quando l'ho visto sbucare tra i tanti, e non potete capire quando ho visto Schick che lanciava Kluivert in porta al 94esimo. Viva le castagne! Hashtag viva le castagne!